Mattina con Sparo, tanta paura intorno alle 13 in Viale Regione Siciliana a Palermo. Un comando di rapinatori ha fatto irruzione nel Palazzo Tiffany durante una riunione promozionale della Tupperware. Panico per uno sparo, ma nessuna grave conseguenza. Escursione fatale per una giovane modenese di 25 anni in vacanza in Sicilia con le amiche. La ragazza ha perso l'equilibrio mentre scattava una foto ed è caduta in un dirupo. Gela, 21esimo giorno, 1500 lavoratori dell'indotto Eni chiedono aiuto a Renzi. Questa mattina presidio davanti all'Agenzia delle Entrate gelese. Intanto a Siracusa riunione con i sindacati del petrolchimico. Il processo Corsi d'Oro 2 entra nel vivo con la deposizione del governatore Rosario Crocetta a Messina, chiamato in causa dall'ex dirigente della formazione Ludovico Albert. Ancora senza stipendio, 10 mesi senza l'ombra di una retribuzione, gli ex sportellisti della formazione sono tornati ad alzare la voce stamane davanti alla sede dell'assessorato al lavoro a Palermo e annunciano: non andremo via senza risposte. E bentrovati, eccoci per una nuova edizione, la seconda edizione del nostro notiziario che apriamo, come avete visto dai titoli e con la cronaca, è successo a Palermo, per la precisione in Viale Regione Siciliana. Un comando di rapinatori sono entrati e hanno anche sparato, ma non ci sono state conseguenze. Alessio Anello. Tanta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza. Poco dopo le 13 del pomeriggio, un comando di 4 rapinatori incappucciati ha fatto irruzione nel Palazzo Tiffany in Viale Regione Siciliana 7731 a Palermo. All'interno era in corso una riunione promozionale della ditta Tupperware, produttrice di utensili per la cucina e materiale per la casa, che proprio oggi festeggiava il suo 70° anno di vita. I malviventi hanno interrotto l'incontro, intimando alle circa 200 persone presenti, quasi tutte donne, di consegnare i loro averi. Poi uno dei rapinatori ha esploso un colpo di pistola contro il soffitto, scatenando il panico. A quel punto, dopo aver arraffato quello che potevano tra contanti e beni di valore, i componenti del comando si sono dati alla fuga a bordo di 2 scooter. Alcune donne, tra cui qualcuna incinta, hanno accusato un malore a causa del forte shock e sono state soccorse dal personale del 118 che le ha trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenute diverse volanti di polizia e carabinieri. Il bottino è ancora da quantificare. Restiamo sempre nella pagina della cronaca e restiamo anche a Palermo, per la precisione a Capogallo. Una ragazza di 25 anni di Modena in vacanza qui in Sicilia, mentre scattava una foto, è caduta da un dirupo, è morta. Tragedia a Palermo, dove quella che doveva essere una piacevole vacanza si è trasformata in dramma. Una ragazza di 25 anni, Cecilia Serafini di Modena, è morta a Capogallo nella zona Mezzaluna dopo essere scivolata dagli scogli della riserva. La giovane si trovava insieme a 2 amiche e si era attardata per scattare alcune fotografie. Secondo una prima ricostruzione degli agenti, la 25enne avrebbe perso l'equilibrio lungo la scogliera alta 30 metri. Preoccupate per l'improvvisa scomparsa, le amiche di Cecilia, che l'aspettavano ai piedi della montagna, hanno lanciato l'allarme intorno alle 21. Sul posto sono accorsi i sommozzatori vigili del fuoco che, dopo aver perlustrato la zona per oltre 5 ore, hanno fatto l'amara scoperta. Il corpo della giovane escursionista, infatti, è stato trovato prima di vita alle 3 di notte in fondo a un dirupo. Alle ricerche hanno anche partecipato 2 squadre del nucleo marittimo dei vigili del fuoco e la capitaneria di porto. Il corpo di Cecilia Serafini è stato trasportato al porto al molo 420 per l'ispezione del medico legale. Pochi giorni fa un'altra tragedia è stata sfiorata sempre a Palermo, dove i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano hanno recuperato un escursionista rimasto ferito a Pizzo della Moarda, tra Altofonte e Piana degli Albanesi, a circa 900 metri di altitudine. L'uomo, un 53enne palermitano, è scivolato lungo la montagna procurandosi una contusione alla gamba destra che gli ha impedito di proseguire. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli uomini del Corpo Forestale. In seguito l'escursionista è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale civico di Palermo. Adesso ci spostiamo a Catania, per la precisione, per un'operazione della Guardia di Finanza. Corruzione in atti giudiziari. Ci sono anche il presidente della sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, Filippo Impallomeni, e l'imprenditore Giuseppe Verlinzi, tra le 4 persone arrestate dalla Guardia di Finanza Etnea in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP. A un 5° indagato, contestato il reato di favoreggiamento aggravato.
Naturalmente queste sono le ultime notizie appena arrivate in redazione, vi aggiorneremo nel corso della prossima per quanto riguarda altri dettagli. Andiamo invece e voltiamo pagina, prometteva finanziamenti, è stato arrestato per truffa un 45enne. È stato arrestato per la precisione a Bagheria per falsa mediazione finanziaria. Avrebbe truffato diversi imprenditori della provincia di Palermo. Tutti i dettagli nel servizio di Cettina Pellitteri. Arrestato dalla Guardia di Finanza di Bagheria un falso intermediario finanziario originario di Milazzo nell'ambito di un'operazione denominata Speranza. L'uomo, del quale non sono state fornite le generalità, aveva messo in piedi una truffa ai danni di alcuni imprenditori della provincia di Palermo. Attraverso complesse indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura di Barcellona Pozzo di Cotto è stato accertato che il 45enne, grazie a una brillante dialettica, raggirava le sue vittime promettendo loro falsi finanziamenti attraverso un automatico bando emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico. Conquistata la fiducia degli imprenditori con un ingegnoso sistema di raggiri e artifici, il mediatore si faceva consegnare ingenti somme di denaro. Per avallare la sua presunta professionalità e la sua millantata credibilità, rilasciava anche false attestazioni assicurative e finanziarie. Bene, allora voltiamo ancora pagina, c'è una pagina di storia, scusate il gioco di parole, che si apre per quanto riguarda le condanne a reati legati all'immigrazione. Prima storica sentenza in Italia che riconosce l'esistenza di un'organizzazione che gestiva il traffico di migranti. Il GUP di Palermo, Angela Gerardi, ha condannato a pene comprese tra 2 e 6 anni e 4 mesi 6 scafisti nordafricani accusati di traffico di esseri umani. Il processo celebrato in abbreviato era scaturito da un'indagine coordinata dal procuratore aggiunto di Palermo Maurizio Scalia e dai PM Gerry Ferrara e Claudio Camilleri. Questa è un'ultima breve, andiamo e voltiamo ancora pagina, torniamo ancora alla cronaca, nascondeva droga e armi all'interno di una villa occupata abusivamente. Arrestato Andrea Marino, di 40 anni, i carabinieri hanno trovato in casa 1 chilo di hashish e una vera e propria armeria. Ecco i dettagli. Nascosta nel cuore di un grosso appezzamento di terreno di circa 4 ettari in via Castelforte a Palermo e all'apparenza una villa come tante altre, conteneva una vera e propria armeria. Una pistola calibro 8 con silenziatore, 39 cartucce, 10 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1 chilo e 5 bossoli esplosi ritrovati nel giardino. I carabinieri della stazione di Partanna Mondello hanno arrestato Andrea Marino, 40enne, noto alle forze dell'ordine per via dei numerosi precedenti penali. L'uomo avrebbe occupato abusivamente l'abitazione composta da un piano terra ed un primo piano. I militari, intervenuti sul posto con un'unità del nucleo cinofili, hanno perquisito l'immobile sospettando che Marino potesse nascondere materiale esplosivo. La droga invece è stata scovata in cucina, avvolta in un giornale e posta all'interno di un sacchetto. L'uomo è stato tratto in arresto e rinchiuso al carcere Pagliarelli con l'accusa di detenzione di armi, munizioni e droga. Allora, adesso facciamo una brevissima pausa, ma torneremo tra poco per parlare dei corsi d'oro e della testimonianza del nostro governatore Rosario Crocetta. Restate lì, non andate via. gdsnotizie.it, il giornale online che unisce l'informazione dei quotidiani a quella televisiva. Notizie e aggiornamenti in tempo reale, video rubriche, programmi TV on demand gratuiti, intrattenimento, sport e tanto altro. Vieni a scoprirlo su gdsnotizie.it. Non solo un quotidiano online. Ben ritrovati amici stellari, vi aspetto tutti i giorni su questa emittente con l'oroscopo. Segno per segno, non mancate. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista, il sapore. Sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif a Palermo, in via Vannantò 21. Naif, gustose tentazioni. A Palermo, il primo music club galleggiante.
Dal giovedì alla domenica, dalle ore 20.30 alle 22.30, apericena a bordo della motonave The Rock Boat, ormeggiata all'interno del porto turistico Marina di Villa Igea. Buon cibo, ottime bevande e musica selezionata da Cirrone Event allieteranno le tue serate in un'atmosfera magica. L'entrata è libera. All'interno potrai gustare un'eccellente apericena al costo di 10 euro. Telefona al 324 98 59 095 e prenotati. Ettore Muni sarà lieto di ospitarti a bordo della The Rock Boat. I nostri appuntamenti, che tutti i martedì e giovedì siamo su questa emittente CTS Canale 90. Allora, rieccoci ancora insieme per questa edizione del nostro notiziario. Ripartiamo dallo scandalo dei corsi d'oro. Compleanno l'insegno delle deposizioni per il governatore siciliano Rosario Crocetta, che è stato chiamato a testimoniare. Tra gli indagati risulta anche Fracantonio Genovese. Stiamo parlando naturalmente dello scandalo sulla formazione professionale. Il nostro servizio. Chiamato in causa nello scandalo della formazione professionale siciliana, è adesso costretto di fatto a testimoniare contro quello che fu uno dei suoi alleati politici di maggior spessore. Il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, si è recato a Messina nel giorno del suo compleanno per parlare in qualità di testimone al processo denominato Corsi d'Oro 2, che vede l'ex esponente di spicco del PD, Fracantonio Genovese, indagato insieme ad altri 30 soggetti con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata ai reati di peculato e truffa sullo sfondo di finanziamenti europei per corsi di formazione attivati ad hoc. A spendere il nome del governatore è stata la difesa dell'ex dirigente generale Ludovico Albert, costituitosi parte civile dopo la sua archiviazione nel processo. Era l'aprile 2012 quando Albert, così come raccontato da quest'ultimo ai magistrati messinesi, incontrò Genovese spiegandogli che la Training Service, ente vicino allo stesso Genovese, non potesse avere delle cose diverse da quelle che gli spettavano tecnicamente e che, sempre in quell'occasione, arrivarono anche le minacce dell'ex PD. Vorrà dire che ti attaccheremo a 360 gradi. Nessuno da proteggere quindi per Crocetta, specie dopo il passaggio di Genovese a Forza Italia concretizzatosi lo scorso dicembre. Voltiamo decisamente pagina e purtroppo torniamo ancora a parlare della protesta gelese. Naturalmente stiamo parlando degli operai che sono scesi in piazza anche questa volta. È un'oltranza, siamo al 21° giorno, ma si aggiunge una novità. Il sindaco di Priolo Gargallo, Antonello Rizza, ha proposto la cittadina, la piccola cittadina industriale, come sede per una grande proposta ai comuni che sono coinvolti in questa questione, naturalmente molto difficile da risolvere. Ci sono anche i sindacati. A Gela una cinquantina di operai questa mattina hanno inscenato un presidio davanti alla sede locale dell'Agenzia delle Entrate, presenti metalmeccanici ed edili insieme ai lavoratori del diretto, con loro i sindacati confederali. La protesta sostiene la riconversione dello stabilimento Eni in Green Refinery. A Siracusa protestano per la stessa ragione gli addetti del petrolchimico Versalis di Priolo, che Eni potrebbe cedere al fondo estero SK Capital. Presente anche una delegazione di operai della SMIM Impianti, una ditta dell'indotto per la quale è prevista in questo momento la cassa integrazione in deroga. Più di 100 lavoratori non percepiscono un euro da dicembre. Al momento un altro presidio rimane presso l'aula consiliare, dove il Consiglio Comunale nei giorni scorsi si è dichiarato aperto e permanente. Con i lavoratori che rischiano di perdere il posto si è schierato il sindaco di Priolo Gargallo Antonello Rizza, il quale ha proposto la cittadina industriale come sede di una grande manifestazione di protesta a cui sono invitati a partecipare gli oltre 20 comuni del territorio. CGL CISL UIL con i segretari provinciali Paolo Zappulla, Paolo Sanzaro e Stefano Munafò hanno confermato la convinzione di respingere il piano di vendita di Versalis da parte di Eni e chiedono il sostegno del territorio per una vertenza dal cui esito dipende il futuro del polo industriale siracusano. Siamo preoccupati, dicono i sindacati uniti, davanti all'ipotesi di un forte ridimensionamento determinato dalla volontà del progetto di Green Refinery. Vogliamo chiarezza da parte del governo sugli accordi firmati e disattesi e sulle bonifiche industriali.
Al centro di questa edizione è predominante naturalmente le proteste ancora dei lavoratori. Andiamo adesso sempre per quanto riguarda comunque la formazione alla mobilitazione a Palermo degli ex sportellisti della formazione che attendono ancora da diversi mesi i loro arretrati. Sono progetti finanziati dall'Unione Europea. Presidio della sede di questa protesta è stato l'assessorato al lavoro di via Trinacri a Palermo appunto. Ci racconta tutto Gaia Di Giorgio. Riesplode la protesta degli ex sportellisti, lavoratori nella formazione ancora in attesa degli stipendi arretrati e del rinnovo dei progetti triennali finanziati con fondi dell'Unione Europea. Nessuna prospettiva per quasi 2.000 persone senza retribuzione da 10 mesi. Si sono mobilitati questa mattina nella sede dell'assessorato regionale al lavoro di via Trinacri a Palermo, che resterà presidiata giorno e notte nell'attesa di risposte concrete. Allora, noi per l'ennesima volta faremo un presidio permanente qui davanti all'assessorato in via Trinacria, in quanto la nostra problematica e quindi la nostra vertenza non è stata ancora risolta. E in pratica dal 2013 a oggi abbiamo lavorato solo 9 mesi. Si prospetta per noi di essere praticamente assorbiti dal mercato, ma questo a nostro giudizio è irricevibile, in quanto noi saremo in pratica precari, molto più precari dei precari stessi. In Sicilia attualmente i centri per l'impiego non hanno le figure riqualificate per ottemperare appunto a queste leggi, che sono in tutti i casi di rafforzamento anche alla legge nazionale, la legge 150, che prevede proprio l'implementazione delle politiche attive del lavoro. La consapevolezza e la paura di viaggiare naturalmente ci ha portati a realizzare un'intervista che ci fa capire quanto esiste la sicurezza negli aeroporti, in modo particolare in quello Falcone Borsellino. Siamo andati a sentire il presidente della GESAP, Fabio Giambrone. In relazione agli ultimi fatti legati agli arresti di presunti terroristi a Palermo, e tra questi quello di Giacomo Piran, 44 anni, ex ufficiale dell'esercito, che secondo le prime indiscrezioni ha dei precedenti penali per violenza, sono stati implementati i sistemi di sicurezza all'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. Questa porta sul Mediterraneo naturalmente è particolarmente attenzionata, non fosse altro per le vicende che conosciamo, insomma le paure, e quindi la sicurezza, come la state curando? Massima attenzione da parte degli organi preposti alla sicurezza e massima collaborazione da parte dell'ente gestore, che è la società GESAP. È chiaro che il momento è delicato e tutto quello che si deve e si deve fare a livello massimo di allerta, ma si può viaggiare tranquillamente perché le strutture assicurano la sicurezza in modo assolutamente conforme alle disposizioni delle norme. E allora, preparate giubbotti, cappotti, ombrelli, perché nei prossimi giorni arrivano forti raffiche di vento e precipitazioni. Non ci sarà il gelo, ma le temperature abbasseranno notevolmente. Quella appena iniziata sarà una settimana di maltempo che attraverserà l'Italia, con episodi di forti raffiche di vento che stanno già interessando in queste ore la Sicilia. Un treno di perturbazioni attraverserà il territorio nazionale, aprendo così una fase meteo decisamente turbolenta. In arrivo nei prossimi giorni, spiega trebimeteo.com, piogge e nuove nevicate sulle Alpi. Attenzione particolare a martedì e mercoledì, quando una di queste attraverserà la penisola da ovest verso est, riportando il maltempo soprattutto al nord e nelle zone tirreniche. I meteorologi mettono in guardia anche dal vento che soffierà a tratti molto forte, specialmente al centro-sud, per gran parte della nuova settimana con fasi alterne di scirocco e libeccio, poi di ponente e maestrale, con raffiche anche di oltre 90-100 km/h, in particolare sulle isole maggiori, Tirreno e nelle zone adriatiche. Ci saranno anche delle mareggiate nei tratti esposti con probabili difficoltà nei collegamenti con le isole minori. Non arriverà il gelo, spiega il centro Epson, ma le temperature intorno a metà settimana tenderanno a diminuire, portandosi su valori più consoni per la stagione. Dunque una settimana molto dinamica dal punto di vista meteo, con una prima perturbazione che passerà tra martedì e mercoledì e quella successiva già nella notte fra giovedì e venerdì. Martedì in particolare si avrà un peggioramento del tempo dal pomeriggio nelle regioni settentrionali, con precipitazioni sparse a cominciare dalle zone alpine del nord-ovest, in estensione in serata e nella notte al resto del centro-nord e della Sardegna. Facciamo una brevissima pausa, torniamo tra poco per aprire la pagina dello sport. Stay with us.
gtsnotizie.it, il giornale online che unisce l'informazione dei quotidiani a quella televisiva. Notizie e aggiornamenti in tempo reale, video rubriche, programmi TV on demand gratuiti, intrattenimento, sport e tanto altro. Vieni a scoprirlo su gtsnotizie.it. Non solo un quotidiano online. Ben ritrovati amici stellari, vi aspetto tutti i giorni su questa emittente con l'oroscopo, segno per segno, non mancate. Oggi vi presentiamo qualcosa di veramente interessante. Vemacar, da più di 20 anni leader nel settore della vacanza itinerante, vi attende nella sua esposizione di via Ammiraglio Fersano 29 a Palermo. Vemacar, vendita, officina, ricambi e store. Vemacar, comunicare per emozionare. Vemacar, per viaggiare verso i tuoi sogni. Vemacar, l'isola che c'è. Crediamo che il divertimento sia appena iniziato. Vemacar, perché il camper sia sempre un piacere. Vieni a trovarci in via Ammiraglio Fersano 29 a Palermo. Al centro batterie Marmitte Chiavetta, sconti del 50% su marmitte con installazione gratuita e offerte vantaggiose su batterie di tutte le marche per moto e imbarcazioni. Batteria 50 A con garanzia a 25 euro, da 65 A 45 euro, da 80 A 51 euro. 4 litri d'olio, 10 W40, filtro olio, filtro aria, tutto a 50 euro, sostituzione inclusa. Centro batterie marmitte Chiavetta, rivendita autoricambi, officina meccanica, effetto a cambio olio, sostituzione pastiglie freni e ammortizzatori a vista. Consegna a domicilio e orario continuato. Centro batterie marmitte Chiavetta, il massimo per la tua auto, in via Galileo Galilei 94 a Palermo. Tennis Club Valle Iato. Scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Valle Iato, il circoletto. A Partinico, incontra Ada Timpanella. Apriamo dunque la pagina dello sport parlando di calcio, dell'ultima trasferta del Palermo che funziona anche dei risultati delle altre. Ha allungato la serie positiva, anzi il distacco con le tre squadre che stanno proprio in zona retrocessione. Un pareggio contro il Sassuolo che ha soddisfatto la coppia, il tandem di mister. Un buon punto che muove la classifica e che anche in virtù delle sconfitte di Carpi e Frosinone consolida la base sulla quale impostare il percorso orientato verso la salvezza. E questa è la prospettiva con cui inquadrare il pareggio 2-2 ottenuto dal Palermo sul campo del Sassuolo, la password attraverso la quale entrare nel sistema operativo dei rosanero usciti indenni nella quinta giornata del girone di ritorno dal confronto con una squadra temibile e intenzionata a invertire il trend negativo dopo i due soli punti conquistati nelle ultime 5 gare di campionato. Reduce dal passo falso rimediato al Barbera contro il Milan, il Palermo cercava determinate risposte e gli input arrivati dalla sfida del Mapei Stadium sono stati incoraggianti, soprattutto sul piano della personalità e della tenuta psicologica. Netta la differenza tra il Palermo anti-Milan e la squadra scesa in campo ieri contro il Sassuolo. I rosanero, chiamati tuttavia a registrare ancora qualche meccanismo, hanno fatto tesoro del KO di mercoledì e trascinati da un ottimo Vasquez, protagonista con un gol e un assist, sono tornati subito in carreggiata, evidenziando progressi anche dal punto di vista del gioco. Le squadre che si sono affrontate a viso aperto hanno proposto due moduli speculari. Il punto di contatto più evidente è stato il 4-3-3, schema interpretato però in maniera diversa dalle due formazioni. Un buon punto per il Palermo che l'ha sbloccata grazie al gol di Vasquez su assist di Trajkovski. A fine primo tempo, però, arriva il pareggio del Sassuolo solo con De Frel, ben imbeccato da Falcinelli. Nella ripresa il Sassuolo la ribarta, arriva il gol di Missiroli di testa, ma il Palermo reagisce, dopo due minuti trova il pari appunto con Djurdjevic, finisce 2-2, salve il risultato anche un grande sorrentino. La pagina dello sport chiude questa edizione regionale, ma non andate via perché adesso partiremo con le notizie dall'Italia e dal mondo. Sono le ultime notizie che vi invito a seguire. Grazie per aver scelto la nostra informazione. Buon proseguimento d'ascolto.
L'ipotesi di una missione militare contro l'ISIS in Libia e il ruolo dell'Italia è il tema atteso al centro del colloquio odierno a Washington tra Sergio Mattarella e il capo della Casa Bianca Barack Obama. Ieri l'omaggio del Presidente della Repubblica alla tomba di John Fitzgerald Kennedy. Maxi operazione antidroga della direzione antimafia di Napoli, in esecuzione decine di arresti tra il capoluogo campano e Caserta, nel mirino in particolare il Parco Verde di Caivano, piazza di spaccio della zona. Le sostanze stupefacenti venivano nascoste tramite persone o autoveicoli, utilizzando anche minori per eludere i controlli. Unione Civili, domani si entra nel vivo al Senato, tensione nei 5 Stelle dopo l'intervento di Beppe Grillo, che ha corretto la linea del movimento indicando libertà di coscienza sul DDL Cirinà. Nella maggioranza Alfano del nuovo centrodestra incalza il PD via le adozioni e l'equiparazione matrimoniale e voteremo sì alla legge. 10 persone sono state arrestate dai carabinieri del NAS di Roma su mandato della procura di Velletri. Sono accusate di maltrattamento e sequestro di persona di giovani pazienti affetti da patologie neuropsichiatriche, ospiti in un centro di riabilitazione a Castelli Romani. L'operazione è stata condotta in collaborazione con i militari di Frascati. Prosegue il momento magico di Gianmarco Tamberi nel Moravia Tour in Repubblica Ceca. Dopo aver realizzato il primato italiano con 2,35, uno dei due Golden Boy del salto in alto azzurro supera la misura di 2,33 nel meeting di Trinez. La terza e ultima tappa del tour si disputerà sabato a Justo Pece, dove Tamberi si ritroverà di fronte Fassinotti.